ricca prima di come sceneggiare un personaggio femminile? E intanto grazie, grazie anche e soprattutto a te perché cioè, mi hai sempre seguito con grande attenzione, con grande cortesia. Giulia è un fumetto popolare, che va avanti da 20 anni. Abbiamo festeggiato i 20 anni di Giulia nell'ottobre dell'anno scorso, quindi è un fenomeno incredibile, il più grande personaggio femminile che sia mai stato creato nel fumetto popolare italiano. E 20 anni sono tanti, sono più di 100 episodi, come dicevi, qualcosa come 15.000 pagine di sceneggiate. Tra l'altro la nostra tecnica di sceneggiatura prevede anche il layout, quindi tavole anche immaginate. E questa immaginazione parla anche della compenetrazione, cioè una delle basi del nostro mestiere è quella della mimesi, cioè dell'immedesimazione. Quindi dopo 20 anni non dico che si diventa una mezza donna, però si impara a riconoscere quelle che sono le proprie corde femminili con un grandissimo processo di immedesimazione. Diciamo che Giulia è un po' la moglie che ho sposato dal punto di vista fumettistico, mentre Sci è l'amante. Sci era il tentativo di rendere creativa la pagina Facebook, che insomma, per certi aspetti io non so, la critica alla società capitalista che dicevi prevede anche una critica ai signori del web. E per me Facebook usato semplicemente per dire che cosa si fa, cosa si pensa, eccetera, è una cazzata. Quindi io volevo dargli un'impronta. Per la mia impronta è stato questo scavare nel segno anche linguistico. E Sci nasce dall'introspezione, dall'accedere alle mie corde femminili, ma anche portare verso un universale, sia dal punto di vista del segno grafico che della parola. Sci è molto di parola. Colgo l'occasione per ringraziare per tre ringraziamenti: un ringraziamento all'editore che ha permesso 20 anni di carriera a me, alla figura di Sergio Bonelli, mai dimenticato e mai da dimenticare, veramente un galantuomo da altri tempi, alla figura di Giancarlo Berardi che è stato il mio mentore, il mio amico e maestro che mi ha permesso di formarmi come professionista e come uomo. E la dedica invece a mia moglie, perché la mia dolce metà è qualcosa di più di una dolce metà. Mi ha accompagnato in questi 20 anni dandomi anche 2 meravigliosi figli ed è stata una compagna di viaggio straordinaria e indispensabile. Usciamo da un periodo abbastanza difficile, usciamo con un premio meraviglioso perché una vignetta di Coco campeggiava sulla mia scrivania appunto mentre lavoravo nello studio di Berardi, è successo per 20 anni. Ed era una meravigliosa vignetta in cui è un autoritratto in cui Coco si è disegnato tutto storto mentre con uno specchio si inquadrava i suoi genitali. E io mentre scrivevo Giulia e ideavo Sci, avevo i genitali di Coco sopra la scrivania. E credo che questo mix in questo premio si incarni benissimo.